Cari amici dronesine, benvenuti e bentornati sul canale. Oggi parleremo di un argomento abbastanza spinoso, parleremo dei 6 euro da pagare per l'abbonamento di Flight. Sono effettivamente da pagare tutti gli anni oppure no? Bah! Rimanete dopo la sigla, forse vi darò una risposta. Argomento spinoso, come dicevo, perché già l'ho trattato qualche tempo addietro qui sul canale proprio e mi ero esposto personalmente, proprio come Stefano Orsi, seppur parlando, diciamo, anche a nome della rivista, avendo avuto qualche informazione ufficiale, ma per canali un po' così non proprio regolari, sul fatto che fosse obbligatorio pagare effettivamente o non pagare il discorso dell'abbonamento base da 6 euro su D-Flight. Mi è stato espressamente richiesto da alcuni iscritti che frequentano il canale che è cresciuto molto anche, devo dire, grazie al vostro supporto, per cui nonostante io abbia detto che non volevo parlare dell'argomento, mi sembra doveroso e anche giusto nei vostri confronti che fate le domande esprimere quello che sarà il mio pensiero, la mia opinione a tal proposito. Effettivamente, al di là del fatto che l'argomento sia stato trattato da altri colleghi youtuber che io naturalmente stimo, conosco, sono amici, per cui non ho nulla da dire nei loro confronti e nei loro riguardi, devo però notare che effettivamente buona parte di questa confusione, no, sul fatto che sia obbligatorio oppure no pagare l'abbonamento annuale da 6 euro, quello base, diciamo così, su D-Flight, è un po' un dubbio che mi rimane e vado a esprimermi quali sono le mie perplessità, al di là del fatto che non volessi prendere una posizione più o meno decisa, ma comunque sia, anche ragionandoci, effettivamente non so cosa suggerirvi. Allora voi a questo punto potrete giustamente cliccare sul dislike, chiudere il video e salutarmi e magari disiscrivervi anche dal canale. Invece no, vi prego di portare pazienza e arrivare fino alla fine per sentire quelle che sono le mie ragioni. Innanzitutto un po' di storia. D-Flight. D-Flight è una compagine costituita da una costola importante di ENAV. Infatti ENAV la detiene il 60%. L'ENAV è l'ente nazionale assistenza al volo. Quindi è colei che fornisce tutti i servizi destinati all'aviazione tradizionale, quella civile naturalmente, con i controllori di volo, tutte le varie procedure, il mantenimento della cartografia IP, insomma, fanno veramente tantissimo lavoro, sono bravissimi e per l'amor del cielo, bella questa battuta, parlo di cielo, di aria, di volo, vabbè. Poi magari quando entrerò a far parte di Zelig o di LOL, poi la tirerò fuori. Vabbè, battute a parte, l'argomento purtroppo è serio, abbiamo il discorso che ENAV fa un bellissimo lavoro. Quando hanno deciso, parlo ancora dei 2018, prima del 2018, in cui appunto EASA aveva già fatto tutte le varie proposte per la regolamentazione europea, eccetera, eccetera, chiaramente è saltata fuori subito la necessità di una figura che regolamentasse l'UTM, l'Unmanned Traffic Management, e poi dopo a seguire anche gli U-Space, di cui parleremo magari più avanti, ma diciamo che non è l'argomento del video di oggi. Quindi cosa è successo? Si è visto che c'era bisogno di questa figura, no? Di questo ente, chiamiamolo così, che gestisse perlomeno la registrazione degli operatori, degli UAS e tutto quanto, che fornisse la cartografia, che insomma tenesse un pochino le file di quello che è il mondo dei droni, degli UAS, in poche parole. Quindi ENAV cosa ha fatto? Anziché, non so per quale motivo, anziché esporsi in prima persona, forse per differenziare il mondo unmanned da quello manned, quindi da quello senza pilota, pilotaggio remoto, o quello con piloti effettivamente a bordo, hanno deciso di costituire questa società. Società compartecipata per l'appunto al 60% da ENAV, poi all'inizio erano 4 le società in tutto, poi sono diventate solo 3. Attualmente, oltre a ENAV, c'è anche Telespazio e Leonardo. Leonardo naturalmente la conoscerete tutti, è una grandissima eccellenza, in realtà italiana, fonte di tanti meriti, insomma, nulla da dire. Hanno costituito D-Flight nel 2018, che ha preso piede pianin pianino, diciamo 2019-2020, più o meno timidamente comparsa, soprattutto da quando è nata la obbligatorietà della registrazione. All'epoca cosa si diceva? Cosa si sapeva? Forse anche noi di dronesine siamo cascati nel tranello di non leggere bene la normativa e magari possiamo aver contribuito. Guarda, voglio mettermici in mezzo anch'io in prima persona.
posso aver contribuito a creare confusione, perché moltissimi degli articoli che troverete sul nostro blog di Dornenzine sul tema di flight, registrazione, immatricolazione e compagnia bella portano la mia firma. Diciamo che all'inizio si parlava della registrazione del drone. Si parlava, no? Vi ricordate, i droni sotto i 250 grammi sono da registrare perché comunque hanno la telecamera che può captare dati sensibili, eccetera, eccetera. Tutto verissimo all'epoca. Poi, analizzando per bene la normativa, chiarendo le cose, leggendo le FAQ, leggendo le EASA Access Rule, EASY Access Rule, insomma, siamo arrivati a capire che effettivamente il regolamento europeo era abbastanza chiaro in tal senso. Parlava solo della registrazione dell'operatore. Io ho qui davanti il computer perché non voglio sbagliarvi a dire quello che ho scritto. Quindi mi assumo le mie responsabilità se ho contribuito a fare della confusione. Ma ritengo, se avete tempo di aspettare fino alla fine del video, che la colpa non sia tutta mia, anzi. Allora, qua vedete, ho diversi articoli, una data gennaio, parto degli ultimi, perché chiaramente prima, 2019-2020, ce ne sono un sacco. Addirittura dico di flight, parecchie novità, compreso il codice di registrazione operatore, drone compatibile con EASA. Questo era il 27 dicembre 2020. A seguire ho scritto ancora, leggo i titoli, naturalmente, sono capace solo di quello, perché nelle figure non sono ancora capace di leggere bene. Nel gennaio, invece 2021, scrivo di flight conferma le tariffe per i servizi di regolamentazione, di registrazione e QR code per i droni e WAV 2021. Sempre dopo vado ancora avanti dicendo di flight avviata la procedura per il rilascio dei nuovi QR code europei. Ma, cioè, voglio dire, tra il 5 gennaio e il 15 gennaio sono passati 10 giorni. O io sono impazzito completamente, mi sono inventato due notizie che nulla hanno a che vedere l'una con l'altra, o qualcuno ha detto o scritto qualcos'altro che mi ha fatto dedurre queste cose. Quindi in uno si parla di tariffe di registrazione, QR code per i droni e UAS, scrivevo il 5 gennaio. Dopodiché il 15 parlo di QR code europei. Benissimo, andiamo pure avanti. In febbraio, di flight, ecco il QR code unico per tutti i droni del singolo operatore, istruzioni per l'uso. Questo era il 3 febbraio. Vabbè, qui esagero, do anche le istruzioni per l'uso. Me la tiro, quanto sono bravo, seguitemi che vedete che imparerete tutto. Ancora più avanti però, in febbraio, il 4 febbraio, dico guida come ottenere il QR code operatore su di flight per tutti i droni. Cosa avete capito da questi titoli? Che sin dall'inizio era più o meno evidente che andassero registrati i singoli droni. Tanto è vero che questa confusione rimane in piedi ancora oggi. Moltissime persone ci scrivono, poco fa ho partecipato a un webinar di DJI Just Chatting, dove tantissime persone dicono, ma io non riesco a registrare il mio Mavic Mini, come faccio? È pure obbligatorio. Bene, allora, facciamo un salto indietro. I droni singolarmente non vanno registrati. Va registrato il singolo operatore, quindi io personalmente, Stefano Orsi, mi registro in quanto operatore sul portale di D-Flight, mi viene rilasciato un QR code, che è qua, vedete, lo potete mettere tranquillamente dove vi pare, purché visibile, o anche all'interno della batteria, io ho esagerato, l'ho messo anche all'interno della batteria, nel quale appunto si fa riferimento, quindi se questo drone cade e va a far male qualcuno, o danneggia una proprietà, o un autoveicolo, qualsiasi cosa, le autorità con il mio QR code riescono a risalire. Oppure anche nella migliore delle ipotesi, perdo il drone perché succede, non so, perdo il controllo, una sventagliata, una qualsiasi motivazione, perdo il drone, qualcuno me lo ritrova, grazie al QR code di flight può fornire eventualmente i dati dell'operatore. Tra l'altro noi stessi di Dronezine abbiamo pubblicato un articolo a tal proposito dove una persona in Trentino aveva smarrito il suo drone, stava volando in un'area assolutamente non popolata, quindi non ha costituito nessun tipo di pericolo per le persone, e qualcuno l'ha trovato, credo la Guardia di Finanza o la Guardia Forestale, perdonatemi, non mi ricordo con precisione, e grazie a D-Flight gliel'hanno ritrovato e gliel'hanno consegnato. Bellissimo servizio, molto utile, molto comodo. Ora cosa succede? Che attualmente qualcuno di voi avrà ricevuto un'email alla scadenza appunto dell'anno fatidico in cui ha pagato i 6 euro come operatore come abbonamento base o i 24 euro come abbonamento pro, nel quale viene detto che, e le mail non ve le sto a citare, le avete già visto su YouTube, da tutte le salse, sui vari forum, dove dicono in poche parole che
il QR code operatore effettivamente non scade, perché non può scadere, cioè nel senso che io mi sono registrato come se registrassi la targa di un autoveicolo, finché non la rottamo, finché non la butto via, insomma, la targa rimane. Può al limite cambiare il proprietario, quello sì. Ma in quel caso si fa un passaggio di proprietà. Quindi in questo caso, se io rimango e mi registro come operatore, a meno che non mi voglia cancellare, anche qui dopo ricordatevi questo particolare, o modificare i miei dati, rimango sempre io. La registrazione che andrà poi comunicata a questo famoso database europeo, di dati europeo, di interscambio, rimane. Stefano Orsi ha questo QR code qua, che non vi sto a leggere per motivi di privacy, ma anche se, cioè, voglio dire, anche se ve lo leggessi, sono comunque io. Quindi cosa dicono? Che alla scadenza dell'abbonamento, diciamo base 6 euro o pro da 24, il QR code operatore rimane valido, ma decadono i servizi aggiuntivi. Tra i servizi aggiuntivi, tra le altre cose, c'è anche la mancata possibilità di ristampa del QR code. Quindi se io, quando accedo al sito durante l'anno di validità del mio abbonamento, non mi stampo un cospicuo numero di QR code, posso stamparle finché ne voglio, l'applicazione è fatta molto bene in tal senso, mi salvo un mio bel PDF, un domani che scade l'abbonamento e non voglio rinnovare, non voglio ripagare questi 6 euro o questi 24 euro, non potrò più ristamparli. E va bene. Quello è un servizio che un'azienda come The Flight, diciamo le cose come stanno, in questo caso è un'azienda perché è un SPA, decide di non dare più a chi non paga l'abbonamento. Può anche andarmi bene. Le cose che invece mi piacciono meno, e qui un pochino mi espongo, sono che non mi danno la possibilità di cancellarmi, ricordate cosa ho detto prima, né di modificare i miei dati. Se per dire io cambiassi residenza, vado ad abitare in un'altra città, in un'altra via, non posso entrare sul sito perché non ho pagato l'abbonamento né base o quello pro e non posso modificare i miei dati. Anche qui probabilmente lo possono fare, anzi sicuramente lo potranno fare, perché essendo un'azienda dicono: ascolta Ciccio, io ho assolto i miei doveri istituzionali, ti ho registrato, ma se poi questi dati li vuoi modificare, chiaramente io ho un costo, il costo del server, il costo del personale che dovrò prendere alla pratica, e ci può anche stare. Quello che non mi va bene è che dicano che l'interscambio internazionale, quindi sul database europeo, non avvenga più. Nel senso che quello è un dato che deve essere fatto. Cioè, se tu hai comunicato nel momento della mia registrazione, nel momento del pagamento dei miei 6 euro o 24, perché tutti parlano solo dei 6, ma sono due le tariffe volendo, a quel punto tu hai già comunicato i dati all'ente europeo, questo interscambio, non so dove sarà, probabilmente a Colonia, dove c'è la sede di ASA, insomma, da qualche parte in Europa, quindi i miei dati là ci sono, non puoi dire che. Perché allora a questo punto, se io faccio decadere il mio abbonamento, non lo rinnovo, questo drone casca e fa male a una persona, e sopra c'è il QR code, cosa fanno i dati? Non li passano neanche le forze dell'ordine per indagare? Va là che glieli passano, credo io. Quindi cosa dire? Che probabilmente quello che sta facendo The Flight adesso è corretto dal punto di vista aziendale, perché sono un'azienda e sono servizi che loro erogano. Quindi è giusto che io magari non possa ottenere, non so, i servizi aggiuntivi come il DOA, il DOP, che quelli chiaramente sono riservati a coloro che pagano un abbonamento da 24 euro come utente pro, come abbonamento pro. Però questi tipi di servizi, secondo me, non dico che dovrebbero essere dati, ma insomma. E questo è quello che dovevo dire nei confronti di Flight. Mi sono esposto, spero di non beccarmi delle querele, ma ho detto il mio parere, è personale, assolutamente credo che ancora in Italia si possa dire. Ora diciamo invece qualcosa sugli utenti, sugli operatori. Ora, è vero che la legge dice una cosa, è vero che i regolamenti ne dicono un altro, sono magari, anzi sicuramente veri anche i ragionamenti che ho fatto prima su The Flight, però mi metto nei panni di un utente. In fin dei conti The Flight è un'azienda che è un'azienda, quindi se nessuno paga questi benedetti 6 euro neanche la prima volta, cominceranno a fare un po' fatica a mantenersi. Ora qualcuno dirà: beh, avete bisogno dei miei 6 euro? Sì, probabilmente sì, perché se pensiamo i 6 euro o i 24 moltiplicate per le decine di migliaia di operatori che si sono già registrati e che dovranno eventualmente rinnovare l'abbonamento, fanno una piccola base, non diventeranno ricchi, copriranno qualche spesa, sicuramente
non sarà quello che farà decollare, altro gioco di parole, altra battuta alla Zenith di Flight, ma saranno i servizi aggiuntivi ancora più ad alto livello, però comunque gli costituiscono una base importante. Ora noi, che abbiamo droni, adesso qui ne ho voluti mettere due, giusto così per far vedere che ce li ho, ma tutti saprete benissimo che di là, in cantina, in garage, dappertutto, sono pieno di droni. Quindi spendiamo dei 500, dei 1000, o abbiamo speso in passato, io personalmente, anche cifre inimmaginabili e irripetibili in questo momento. Ci stiamo a fermare per 6 euro all'anno da dare di flight. Ora dai, ho detto quello che dovevo dire su di flight, adesso lo dico anche a voi colleghi, amici, appassionati e professionisti. Non fatene solo una questione di principio, perché rischiare per 6 euro? In fin dei conti, va bene, posso stamparmi tutti i PDF che voglio, io lo faccio perché poi sono un accumulatore seriale, ho pagine e pagine piene di QR code, ma lo facevo già da prima di questa storia. Quindi la mia opinione finale è, probabilmente di Flight non ha tutte le ragioni per non fornire i suoi servizi, anche se ritengo che dal punto di vista aziendale sia corretto. Però anche noi effettivamente, dai, per 6 euro non stiamo a fermarci, cioè, a correre dei rischi poi che magari non ho stampato, ho preso il mio QR code stampato, ma non ho pagato l'abbonamento per cui non vale l'interscambio, insomma, non lo so. Una cosa posso dirla però, effettivamente, e me ne do la colpa anche a me, io posso aver pubblicato, posso aver detto anche qui nei video qualche cosa di sbagliato, ma perché mi rifacevo a quello che a mia volta trovavo sulle comunicazioni ufficiali da parte dei vari regolamenti, da parte di questi enti, di questi istituti che emettono diciamo, le loro tariffe sul loro portale. E ce li ho, cioè, nel senso che quello che ho detto e che ho scritto, soprattutto se andate a vedere il nostro blog www.dronenzine.it, paginetta pubblicitaria, va, interspazio pubblicitario, troverete che ci sono anche gli screenshot delle tariffe. Quindi quello che ho scritto, che magari può aver dato adito a confusione, in realtà arrivava da più in alto di me. Bene, chiarita la questione. Vi ho detto, mi sono esposto, spero di poter fare un prossimo video senza le manette. E niente, comportatevi bene, fate quello che dovete, quello che vi devo dire l'ho detto. Se proprio non potete farne a meno, accetto anche un like, accetto anche un'iscrizione, sì, non me ne vergogno a dirlo, mi farebbe molto piacere, e sfogatevi nei commenti. Alla prossima, speriamo per dei video divertenti. Ciao a tutti!